Ci troviamo a Dallas, a Dealey Plaza. Questa è la piazza dove è avvenuto l'assassinio del presidente Kennedy, e quello alle mie spalle è proprio il deposito di libri del Texas, di libri di scuola, per cui lì Harvey Oswald al sesto piano ha sparato verso il presidente. Qui nella strada si vedono ancora i punti. Quasi 60 anni dall'assassinio del presidente Kennedy, continuano a inseguirsi, soprattutto sul web, ipotesi alternative a quella storicamente e scientificamente stabilita, che vede Lee Harvey Oswald come l'unico colpevole dell'omicidio. Le obiezioni sono tante, per esempio l'idea che l'attentato sarebbe stato eseguito da un sicario con un fucile diverso da quello appartenuto a Oswald, oppure quella per cui Oswald in fuga non avrebbe ucciso l'agente di polizia Tippit, per il quale poi è stato arrestato. C'è poi anche l'idea che in Dealey Plaza sarebbero stati sparati più dei 3 proiettili accertati dall'inchiesta ufficiale e che il presidente Kennedy sarebbe stato colpito contemporaneamente da proiettili che provenivano da dietro e da davanti. O ancora l'ipotesi che l'attentato sarebbe stato voluto e pianificato dai poteri forti per togliere di mezzo un presidente troppo scomodo e in particolare i colpevoli andrebbero ricercati nel vicepresidente Lyndon Johnson, nella CIA, nell'FBI, nei grandi banchieri, mentre gli esecutori materiali del delitto sarebbero stati alcuni sicari della mafia che avrebbero addirittura confessato. Ma quanto sono credibili queste idee e quali sono gli altri dubbi sollevati da chi non crede alla ricostruzione storica? E quello che ebbe luogo il 22 novembre 1963 fu un colpo di Stato. Di tutto questo parleremo in questa nuova serie dedicata al caso Kennedy. Bentrovati, io sono Massimo Polidoro e questa nuova serie nasce come integrazione dell'inchiesta pubblicata nel mio libro Il mondo sottosopra, dove ho raccolto in circa 130 pagine un riepilogo dettagliato dell'assassinio del presidente Kennedy e un'analisi delle principali teorie cospirative che sono nate dal 1963 a oggi. Ho deciso di approfondire questo episodio storico così importante perché rappresenta un'ottima occasione per capire come funziona l'indagine di un fatto del passato, circondato da molti aspetti misteriosi e da tanti interrogativi. L'argomento ci dà infatti la possibilità di mettere a confronto il modo di operare di chi vede un'ipotesi suggestiva e poi va alla ricerca di prove che la confermino, ignorando tutte quelle contrarie, rispetto a chi analizza i fatti con approccio scientifico, valutando e accertando le prove insieme a studiosi e ad esperti, per poi tentare di giungere a conclusioni che siano il più possibile solide e verificabili. È un caso che personalmente mi ha sempre molto colpito, sin da quando vidi il celebre film del 1991 di Oliver Stone, JFK, un caso ancora aperto. Quello fu un giorno che cambiò le nostre vite. Ho visto un lampo nei cespugli e poi quell'ultimo sparo. Un evento che scosse il mondo. Il fumo uscì da dietro la siepe. Un attimo che fermò il tempo. Da quel momento un uomo fu ossessionato dalla ricerca della verità. La Warner Bros. Presenta Kevin Costner. Siamo diventati come Alice nel Paese delle Meraviglie. In un film di Oliver Stone. Il nero e bianco. E il bianco è nero. Aspetta, e io dico giustizia sia fatta, dovesse cascare il mondo. John Fitzgerald Kennedy. Un caso ancora aperto. Come tantissimi altri, uscito dal cinema ero disgustato dall'idea che chi deteneva il potere avesse potuto organizzare un delitto tanto orribile solo per impedire i cambiamenti che Kennedy aveva in programma e continuare così a fare i propri sporchi comodi. L'incredibile cospirazione sembrava dimostrata al di là di ogni dubbio e così ho continuato a pensarlo finché non ho iniziato a documentarmi. E allora mi sono reso conto di come le cose fossero
decisamente molto diverse da come Stone aveva raccontato nel suo film. Ho proseguito le mie ricerche per 25 anni, studiando i documenti originali, i rapporti di indagine, i lavori delle commissioni di inchiesta, le testimonianze. Ho avuto la possibilità di parlare con gli esperti, visitare ripetutamente i luoghi e confrontarmi con i massimi studiosi, che in Italia sono Diego Verdegiglio, autore della prima monumentale ricostruzione dell'assassinio del presidente Kennedy, e Federico Ferrero, curatore di johnkennedy.it, il più documentato sito in italiano dedicato all'assassinio. Sulla base di tutto questo lavoro ho avuto così la possibilità di stabilire qualche punto fermo. Gran parte di quei risultati li trovate in quelle 130 pagine del mio libro, ma qui da oggi abbiamo la possibilità di rendere tutto ancora più chiaro, grazie all'uso di filmati, fotografie, di documenti, testimonianze dirette, perché come sempre un conto è leggere qualcosa e un conto è vederla e sentirla spiegare dai suoi protagonisti. Ho scelto inoltre di dedicare all'argomento una serie e non un singolo video, perché se è vero che è molto facile mettere in circolazione teorie alternative, raccogliendo qualche spunto qui e là, senza preoccuparsi di spiegare oggettivamente ogni cosa, quando si tratta di verificare i fatti uno per uno, il lavoro è molto lungo e richiede un approfondimento che non si può risolvere con poche parole, ma invece richiede tempo e precisione. Ciò che accade il 22 novembre 1963 a Dallas è impresso in maniera indelebile nella memoria dell'America e di tutto il mondo. Eppure, stando ai sondaggi, l'ultimo è del 2017, solo il 33% circa degli statunitensi è pronto ad accettare le conclusioni ufficiali dell'inchiesta, e cioè che a uccidere il 35esimo presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, sia stato un uomo solo, Lee Harvey Oswald. You killed the president? No, I've not been charged with that. In fact, nobody has said that to me yet. Per la stragrande maggioranza, JFK, come lo chiamavano amichevolmente, cadde vittima di un complotto, ma premesso che i fatti storici non si stabiliscono a maggioranza, su che cosa si basano le convinzioni di chi crede al complotto? Di fronte a un'ipotesi alternativa, infatti, siamo colpevoli di pigrizia intellettuale, sia che diciamo è esattamente quello che pensavo io, sia che invece rispondiamo è una sciocchezza, non c'è niente di vero. È superficiale, tanto il complottista, che cerca magari di approfittare della buona fede del pubblico per propagandare la propria ideologia, quanto chi nega a priori ogni cosa, precludendosi la possibilità di affrontare interrogativi che potrebbero rivelarsi legittimi. E allora che cosa si fa? È semplice, ma impegnativo. Bisogna iniziare a farsi delle domande. Qualcuno, per esempio, potrebbe dire: beh, deve esserci per forza un complotto, perché prima la polizia annuncia che il fucile ritrovato e che ha sparato al presidente è un Mauser, e dopo invece cambia versione e dice che è un carcano, proprio come quello di Oswald. È evidente che deve essere stato sostituito per incastrare un comodo capro espiatorio. Può essere, ma per assicurarsene bisogna iniziare a farsi domande. E le domande non possono essere del tipo: chi avrà sostituito il Mauser con il carcano? Ma piuttosto devono prima aiutarci a stabilire i fatti. Chi ha detto esattamente di aver trovato il Mauser? Ci sono prove che era un Mauser? Chi lo ha trovato era un esperto di armi straniere, come lo sono sia il Mauser, un fucile tedesco, che il carcano, un fucile italiano? E come mai si trova un Mauser sul luogo del delitto se si voleva incastrare qualcuno come Oswald che possedeva invece un carcano? Forse il vero assassino ha fatto confusione? E questo è il tipo di domande che bisogna iniziare a farsi di fronte a una questione dubbia, indipendentemente dal fatto che tale questione vada a favore di quello che crediamo oppure no. I veri detective hanno un alto quoziente di curiosità, non restano sulla superficie delle cose. Per ogni dichiarazione occorre infatti chiedersi quanto è fondata e quali sono le prove
che la sostengono. Ebbene, che cosa succede se iniziamo a porre questo tipo di domande con le questioni sollevate da chi crede alle tante ipotesi di complotti? Proviamo a vedere. Where this afternoon he will address a crowd at the Trade Mart. Ho già raccontato in un altro video che cosa accadde quel fatidico 22 novembre 1963, il contesto storico in cui avvenne il delitto e le conclusioni delle indagini. Ho raccontato anche l'arresto di Oswald, che però non raggiunse mai il processo perché fu ucciso a sua volta durante un trasferimento in carcere da Jack Ruby, un sedicente giustiziere del presidente americano. Naturalmente il mio era solo un video di un quarto d'ora, un riepilogo veloce sui principali fatti salienti, non certo una trattazione estesa come quella che ho cercato di fare nel mio libro. In origine il mio studio sul caso Kennedy era contenuto in un altro volume, si intitolava Grandi gialli della storia ed è stato uno dei miei libri più letti, con oltre 50.000 copie vendute e numerose edizioni. Ma considerato che dalla sua pubblicazione sono passati quasi 20 anni, ho deciso di riprendere quel lavoro e di aggiornarlo per includerlo nel mondo sottosopra e renderlo così nuovamente disponibile a tutti. Anche così però è inevitabile che una vicenda spartiacque come quella dell'assassinio di John Fitzgerald Kennedy, su cui sono stati scritti centinaia di libri, non possa essere condensata completamente in sole 130 pagine. All'ipotesi che il fucile di Oswald sia stato sostituito, per esempio, ho potuto dedicare solo un accenno. Ecco dunque perché oggi partiremo proprio da questo dilemma, per vedere se le obiezioni e le critiche di alcuni possono avere qualche fondamento. E il dubbio riguarda in particolare il tipo di fucile effettivamente ritrovato al sesto piano del deposito di libri, da cui la stragrande maggioranza dei testimoni presenti quel giorno in Dealey Plaza ha sentito provenire gli spari. Si stabilirà che a sparare i colpi che hanno ucciso Kennedy e ferito il governatore Connally fu un fucile Mannlicher Carcano 91/38 calibro 6.5, un fucile di fabbricazione italiana che Oswald aveva ordinato per corrispondenza presso il rivenditore Klein's Sporting Goods and Company di Chicago. Tuttavia, chi non crede alla versione ufficiale cita spesso le notizie diramate immediatamente dopo il ritrovamento del fucile, dove si parla effettivamente di un Mauser. The German built Mauser with the sniper scope that was used to kill President Kennedy. 7.65 Mauser, German rifle. The 7.65 Mauser, German made army rifle. Telescopic sight and one shell left in the chamber. Si tratta di una questione molto nota tra gli studiosi dell'assassinio del presidente Kennedy. Il vice sceriffo Seymour Weitzman, che insieme al collega Eugene Boone ritrovò il fucile nascosto tra gli scatoloni del sesto piano, scrive e firma il giorno dopo il ritrovamento un affidavit dove si legge che il fucile che è stato ritrovato al sesto piano alle 13:22 minuti del 22 novembre, meno di un'ora dopo che il presidente era stato colpito, era un Mauser 7.65, equipaggiato con un mirino telescopico e dotato di una cintura di cuoio. Nelle riprese girate durante la perquisizione del sesto piano del deposito di libri si vede il fucile mentre viene mostrato alla telecamera manovrata dal reporter Tom Aliea. C'è un solo problema: il fucile che viene ritrovato e che si vede bene nel filmato sembra un Mauser, ma in realtà è un Carcano modello 91. Non esiste alcun filmato, alcuna fotografia che mostri un Mauser ritrovato al deposito di libri. Però i due fucili sono effettivamente molto simili. In questa foto li vediamo tutti e due. Quello sopra è il Mauser e quello sotto è il Carcano. Il motivo di questa grandissima somiglianza è molto semplice. Il Carcano, infatti, è in realtà una variazione del Mauser. Lo ha ideato e brevettato nel 1867 un soldato lombardo, Salvatore Carcano, che lavorava alla Regia Manifattura d'Armi di Torino, con la collaborazione del generale Parravicino dell'arsenale di Terni. E non è un caso che il secondo nome del Carcano sia proprio Mauser
parra vicino. Dunque è possibile che Weizmann non avesse tutta questa familiarità con le varianti di fucili europei e semplicemente scambiò il Carcano per il più famoso Mauser. Di fronte ai giornalisti questa è infatti la prima indicazione che viene data. Più tardi, accertata la reale natura del fucile, la dichiarazione verrà corretta. That is a rifle. Di fronte alla commissione d'inchiesta sull'assassinio, l'avvocato Ball gli domanda: in una dichiarazione che lei rilasciò al Dipartimento della Polizia di Dallas quel pomeriggio, lei si riferisce al fucile come a un Mauser 7.65 a ripetizione manuale, e Weizmann risponde: è quello che mi sembrò dandogli un'occhiata. A prima vista, insomma, sembrava un Mauser e il vice sceriffo aveva ragione, lo sembrava, ma non lo era. Solo un esperto avrebbe saputo distinguerli alla prima occhiata, mentre anche una persona abituata a maneggiare armi poteva facilmente confondersi. Robert Fraser, the FBI examiner, in his testimony said he'd never seen a 6.5 Carcano. They had no ammunition for this kind of gun in their reference collection. This is the FBI. Ma Weizmann non è l'unico a parlare di un Mauser. C'è anche un altro vice sceriffo di Dallas, Roger Craig, che era presente al ritrovamento del fucile. And we began then to search for a weapon. And we started toward everybody took a different direction, and Deputy Sheriff Boone and myself just happened to head for the northwest corner of the building. And Boone was ahead of me by about 8 feet. And there were a stack of boxes just at the head of the stairwell going downstairs. And Boone looked over into it and said, "Here it is. Here's the rifle." So I immediately went over beside him and looked over, and there was a rifle. And then I believe Dave pulled the rifle out and handed it to Captain Fritz, who held it up by the, had a strap on it. He held it up by the strap and asked if anyone knew what kind of rifle it was. Well, by this time, Deputy Constable Seymour Weizmann had joined us, and Weizmann was a gun buff. He had a sporting goods store at one time, and he was very good at with weapons. And he said, "It looks like a Mauser," and he walked over to Fritz, and Captain Fritz was holding the rifle up in the air, and I was standing next to Weizmann, who was standing next to Fritz, and we weren't any more than 6 or 8 inches from the rifle, and stamped right on the barrel of the rifle was 7.65 Mauser. La testimonianza di Roger Craig è particolarmente interessante, non tanto per quello che dice, ma soprattutto per quello che qui non gli sentiamo dire. Nel marzo 1968, infatti, Craig rilascia un'intervista al giornalista Penn Jones per il quotidiano Los Angeles Free Press. Il giornalista gli chiede: "Lei prese in mano quel fucile?" E Craig risponde: "Sì, lo feci. Non potei dargli un nome perché non conosco i nomi di fucili stranieri. So che era straniero. Ma c'era un altro fucile, un Mauser, che fu trovato sul tetto del deposito di libri quel pomeriggio." Domanda: un Mauser sul tetto? E chi lo trovò? Craig: "Non so chi lo trovò, ma so che un agente di polizia ne constatò il ritrovamento." Fermi tutti, qui Craig dice che non conosce i fucili stranieri e dunque non poté dargli un nome, ma nell'intervista che abbiamo visto prima dice di avere letto addirittura il modello. And stamped right on the barrel of the rifle was 7.65 Mauser. Il video di questa intervista è stato pubblicato a metà degli anni 70, cioè diversi anni dopo l'intervista al quotidiano in cui Craig aveva detto di non avere potuto identificare il fucile trovato. Che cosa è successo in tutti quegli anni? Craig si è improvvisamente ricordato di quel dettaglio
tutt'altro che secondario? E poi avete sentito che cosa aggiunge? Che un Mauser fu trovato sul tetto. Un Mauser sul tetto è la prima e unica volta che se ne sente parlare in tutta l'inchiesta. Chi l'ha trovato? Dove è finito questo secondo Mauser? Nessuno lo sa e nessuno, nemmeno lui, ne parlerà mai più. È un'invenzione di Craig? Il vice sceriffo Craig inoltre dice di aver preso in mano il fucile, ma anche questo è falso. Come si può leggere a pagina 79 del rapporto finale di indagine, dopo che Weissman e Boom localizzarono il fucile infilato dietro alcuni scatoloni, lo lasciarono dov'era. Nessuno toccò l'arma o alterò in alcun modo la scena fino all'arrivo del capitano Fritz e del tenente Day. Quest'ultimo afferrò il fucile per il calcio e lo tenne in quel modo mentre il capitano Fritz apriva l'otturatore e ne estraeva un proiettile inesploso. L'arma rimase al tenente Day, che la riportò al dipartimento di polizia perché fosse esaminata. Né Boone né Weitzman maneggiarono il fucile, né tantomeno il vice sceriffo Craig. Il problema, come emerge chiaramente una volta che si esaminano tutte le sue affermazioni, è che Craig, che si trovò per caso sul luogo di una tragedia di proporzioni storiche, iniziò molto presto a ingigantire il proprio ruolo e a dare di sé l'immagine dell'eroe che scopre tutti gli altarini. Oltre a dire di avere riconosciuto il modello del Mauser solo 7 anni dopo i fatti, mentre nelle dichiarazioni precedenti aveva detto di non conoscere i fucili stranieri, Craig afferma diverse altre cose che poi si rivelano false, come il fatto per esempio di aver visto Oswald uscire dal deposito di libri e salire su un'auto di colore verde, di cui parleremo la prossima volta, o come il ritrovamento di un proiettile sul marciapiede di Elm Street. Where any slugs found? 145 slug. It was found on the south side of Elm Street. Outside? Outside on the grass. It was lying amongst, if excuse the gruesomeness of it, part of hair and blood and bone matter. Naturalmente questo misterioso proiettile poi scompare, sottratto da un altrettanto misterioso agente in borghese. Tuttavia, ancora una volta, queste sono dichiarazioni che Craig fa solo negli anni 70. Durante la sua testimonianza nel 1964, nel corso dell'inchiesta della commissione Warren, la sua versione era completamente diversa. L'avvocato Belin chiede: e disse perché pensava che un proiettile fosse finito lì sulla Elm? Craig: no, disse solo che qualcuno aveva detto che era successo e così controllammo. Belin: e così controllaste il marciapiede di Elm Street? Craig: esatto. Belin: e trovaste niente che indicasse un proiettile rimbalzato lì? Craig: no, non trovammo niente. Ancora una volta la storia di Craig si trasformerà con il passare del tempo, diventando più melodrammatica. It was lying amongst, if excuse the gruesomeness of it, part of hair and blood and bone matter. Ma per tornare al nostro fucile, oltre al fatto che le riprese del ritrovamento mostrano molto chiaramente il carcano di Oswald, con tanto di segni distintivi poi riconosciuti sull'originale, è lo stesso Weitzman, quello che fa effettivamente il ritrovamento e dice di aver visto inizialmente un Mauser, a correggersi pubblicamente. He in turn hollered that we had found the rifle. Well, when did you first get a full view of the gun? When the crime lab brought the gun out after they had gone over it, well, I could see portions of the gun while they were doing partial investigation of it there in the building. What kind of gun did you think it was? To my sorrow, I looked at it and it looked like a Mauser, which I said it was, but I said the wrong one because it just at a glance I saw the Mauser action and I don't know, it just came out words, it's a German Mauser, which it wasn't. It's an Italian type gun. But from a glance, it's hard to describe, and that's all I saw, it was at a glance. I was mistaken, and it was proven that my statement was a mistake, but it was an honest mistake. Fu un errore fatto in buona fede, insomma, a differenza di quello che dice Craig, che si può dimostrare essere una menzogna.
Quando infatti Craig afferma di avere letto sul fucile il calibro 7,65, non può in alcun modo dire la verità. Negli Stati Uniti, infatti, era molto diffuso, anche a livello sportivo, un modello di Mauser 1891 di origine argentina che utilizzava munizioni calibro 7,65, ma che sul suo fianco in realtà non riportava il calibro, bensì la scritta Mauser, modello argentino 1891 e sulla riga sotto manufattura Loewe Berlin. In caso di arma fabbricata dopo il 1896, era scritto invece in tedesco Deutsche Waffen- und Munitionsfabrik Berlin. Questo è quello che Craig avrebbe dovuto leggere sul fucile se fosse stato un Mauser e non 7,65, che semplicemente sul fianco del fucile non c'era, così come non c'era nemmeno sul carcano. Che cosa ci rivela dunque questo episodio? Non fa altro che confermarci che qualunque testimonianza va sempre valutata con molta cautela, sia quella data in buona fede da Weitzman, che aveva inizialmente scambiato lo sconosciuto carcano per il ben più famoso Mauser, di cui effettivamente il fucile sembrava a prima vista un esemplare, ma anche quella fatta da Roger Craig, che sarà poi licenziato dalla polizia e diventerà uno dei più convinti sostenitori dell'ipotesi secondo cui Oswald fosse innocente. Sarà infatti intervistato e chiamato come testimone per documentare i complottisti, come accadde effettivamente anche ad altre persone, tanto nel caso Kennedy quanto in altre celebri vicende da cui sono nate teorie del complotto, il ruolo di testimone speciale può trasformarsi in una professione o magari in un'etichetta capace di rendere una persona qualunque un individuo speciale, addirittura un eroe in qualche caso. I bet you can. Every day you... Every day I can take you back. È la natura umana, quella che porta alcuni a inventarsi colossali bugie, capaci di calamitare l'attenzione verso chi le racconta. La verità è spesso molto meno divertente e affascinante. Quella di Roger Craig, poi, è una storia particolarmente triste. Craig soffriva di disturbi mentali e finì per togliersi la vita, evento che naturalmente è stato letto da alcuni come un tentativo di sopprimere la sua scomoda testimonianza. Ma anche contro chi specula sui problemi mentali di una persona infelice si è scagliata persino la figlia di Craig, Diana, che ha poi cambiato nome in Michelle Palmer, criticando l'ennesimo tentativo di far passare il vice sceriffo, il padre, per un martire ucciso dai poteri forti. La figlia scrive: «Mio padre era un uomo disturbato. Non metto in discussione il fatto che credesse di avere visto qualcosa di diverso da ciò che è stato riportato. Ma siamo onesti, mio padre non sapeva distinguere un Mauser da qualunque altra cosa. Era un ragazzo di campagna del Wisconsin che si unì all'esercito illegalmente e che fu dispensato dal servizio perché continuava a ferirsi da solo. Mi accorgo che non fate nessun accenno a tutte le ferite autoinflitte che si procurava. Inoltre, è esattamente questo tipo di licenza poetica che ha ucciso mio padre. Nutriva la sua malattia, nutriva la sua paranoia e alla fine ha contribuito alla sua autodistruzione. Dovreste vergognarvi per il modo in cui perpetuate questa spazzatura». Ma ora che abbiamo assodato che un Mauser non c'è mai stato al sesto piano del deposito dei libri e tantomeno sul tetto dell'edificio, come disse Roger Craig, è ora di chiederci che senso avrebbe avuto tutta questa storia di fucili sostituiti. Ecco, per esempio, che cosa dice su questo punto chi critica il mio video di 15 minuti facendo credere che avrei taciuto sui fatti per nascondere verità scomode. Perché è importante questa differenza? Perché svela in un solo colpo l'intera messa in scena del famoso nido del cecchino. I bossoli trovati vicino alla finestra, infatti, erano quelli di un carcano, che non sono compatibili con il fucile Mauser. Quindi quei tre proiettili fanno chiaramente parte della messa in scena, sono stati messi lì apposta. Solo più tardi, quando gli investigatori si accorgono del pasticcio, ecco che allora anche il fucile ritrovato diventa un Mannlicher carcano per farlo combaciare con i proiettili. Ma le testimonianze del ritrovamento del Mauser rimangono. Però queste cose Polidoro si dimentica di dirle.
Le testimonianze del ritrovamento del Mauser abbiamo appena visto che non hanno nessun fondamento. Sono il frutto di un errore in buona fede e non sono io che lo dico, ma lo dicono gli atti delle indagini, i documenti video e le dichiarazioni dei testimoni stessi. Ma soprattutto è la logica a confermarci che l'idea della sostituzione dei fucili non è altro che un'assurdità. Proviamo a ragionare. Qualcuno vuole incastrare Oswald, dargli la colpa dell'assassinio del presidente. Questo qualcuno sa che Oswald ha ordinato per posta un fucile italiano, un Carcano, e dunque consegna a colui che dovrà uccidere il presidente i bossoli di quell'arma, in modo che li lasci sul posto da cui sparerà, così che siano collegati al fucile di Oswald. Poi però, quando arriva il momento di sparare al presidente Kennedy, l'assassino decide di usare un Mauser. Ma perché? Sparando con un Mauser c'erano altissime probabilità che i proiettili sparati in strada venissero raccolti e si scoprisse che non appartenevano a un Carcano. Un rischio assolutamente folle, oltre che inutile. Che cosa dobbiamo pensare? Forse l'assassino non era riuscito a trovare un Carcano? O forse era affezionato al suo Mauser da caccia? Come che sia, usare un fucile del genere rappresenterebbe un errore colossale. Non c'è nessuna ragione che giustifichi l'utilizzo di un'arma diversa da quella in possesso di Oswald. Ma facciamo finta che l'assassino, senza nessun ragionevole motivo, decida di usare un Mauser per sparare e facciamo anche finta che i proiettili che spara miracolosamente non vengono ritrovati, mentre, come succede nella realtà, vengono ritrovati i resti di quelli sparati dal Carcano di Oswald. Ok, dunque, l'assassino usa un Mauser e l'importante adesso è che quel fucile sparisca per sempre. E invece? Ecco che l'assassino ne fa un'altra delle sue. Lascia il fucile allo stesso piano da cui ha sparato, nascosto dietro una pila di scatoloni. Ma perché? Pensava forse che nessuno avrebbe perquisito il piano e dunque non l'avrebbero trovato? Oppure lo lascia proprio perché venga trovato? In entrambi i casi è un'altra decisione folle, perché dimostrerebbe chiaramente a chiunque che qualcosa non torna, visto che i bossoli che ha lasciato sul posto appartengono a un Carcano. Ma non è finita. Solo più tardi, quando gli investigatori si accorgono del pasticcio, ecco che allora anche il fucile ritrovato diventa un Mannlicher Carcano, per farlo combaciare con i proiettili. Si accorgono del pasticcio? Della farsa, direi. Immaginate la scena. L'assassino pasticcione torna dai suoi capi. Com'è andata? Tutto bene, nessuno si è accorto di niente. Ottimo, il Carcano? Quale Carcano? Il fucile di Oswald. Lo hai lasciato sulla scena del delitto, giusto? No. Perché? Dovevo farlo? Secondo te come facciamo ad affibbiargli la colpa se non lasci la sua arma? Ma ho lasciato la mia. Cioè tu avevi un Carcano? E i proiettili non corrisponderanno mai a quelli che avrebbe sparato il fucile di Oswald, no? Vabbè, almeno sono dello stesso modello. No, 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 io non ho un Carcano, io ho un Mauser. No, fammi capire. Hai lasciato il tuo Mauser, quello con cui hai ucciso il presidente, sulla scena del delitto? Sì, sì, però i bossoli erano quelli del Carcano. No, immaginate lo sconcerto dei mandanti. Tu adesso vai, recuperi il fucile di Oswald e te lo fai cambiare. Me lo faccio cambiare? Da chi? Vai alla stazione di polizia dove hanno portato il Mauser e dici che c'è stato un errore. Ah, giusto, lascio loro il Carcano e mi riprendo il Mauser, così nessuno si accorgerà di niente. Ma vi rendete conto? Non sta in piedi assolutamente niente in questa ricostruzione. Qui non si tratta di immaginare un complotto, si tratta di immaginare che il complotto venga messo in atto da una squadra di incapaci totali, peggio della banda Bassotti. Come chiamo? Non so, ma quelle belle lucette rosse mi sono familiari. No! Vi sembra uno scenario credibile? Il vicepresidente degli Stati Uniti, la CIA, l'FBI decidono di uccidere Kennedy e, con tutti gli specialisti e i mezzi che hanno a disposizione, si affidano per l'esecuzione del delitto a Ciccio Pasticcio.
I was the second gunman on the grassy knoll. È una fesseria colossale, ma vedete, lo si scopre solo quando si va fino in fondo con le ipotesi. Quando si resta in superficie, come fanno abitualmente i teorici del complotto, tutto sembra molto sospetto e suggestivo. Si buttano lì tanti particolari che a prima vista sembrano non combaciare e si lascia che i dubbi si diffondano. Bene, ma poi bisogna evitare accuratamente di verificare fino in fondo le proprie ipotesi, altrimenti si scopre che non stanno in piedi, come abbiamo visto. Cerchiamo dunque di stabilire quali sono i fatti accertati, documentati e verificabili circa il fucile usato per uccidere il presidente Kennedy. Per cominciare, nessuno può ragionevolmente avere dubbi sul fatto che Oswald possedesse un fucile Mannlicher Carcano, numero di serie C2766. Oswald aveva letto su una rivista un annuncio della Klein Sporting Goods di Chicago che presentava diverse carabine in offerta. Tra queste, una italiana in vendita per $12.78. Oswald decise di comprarla insieme al telescopio per una spesa totale di $21.45 più le spese di spedizione. Compila così il buono d'ordine, che si può ancora oggi vedere perché, come da routine, era stato fotografato e catalogato dal negozio di Chicago, e lo spedisce insieme all'ordine postale di pagamento. La data dell'ordine è il 12 marzo 1963, 8 mesi prima del viaggio in Texas del presidente Kennedy. Sul buono è anche indicato l'indirizzo a cui il fucile dovrà essere spedito, la casella postale 2915 di Dallas, intestata tale H. Hidell. Sul buono c'è anche il nome del testimone richiesto per la vendita del fucile, D. F. Drittal. Chi sono queste persone? Sono pseudonimi più volte usati da Oswald, che qualche tempo prima aveva anche lavorato brevemente come apprendista tipografo presso un ufficio grafico di Dallas, la Jaggers Child Stovall & Company, e in quell'occasione si era fatto da solo un paio di falsi documenti d'identità con la sua foto, ma con due nomi fittizi, Alec Hidell e D.F. Drittal. Quando Oswald sarà arrestato, gli verranno trovati addosso due documenti, uno intestato a Lee Harvey Oswald e l'altro ad Alec Hidell. A che cosa gli servivano documenti falsi? Tra le altre cose, egli usava il nome di Hidell, che doveva richiamare nella sua mente il nome di Fidel Castro, di cui era un ammiratore, nelle vesti di presidente del Fair Play for Cuba Committee, un'associazione che manifestava simpatia per Cuba, associazione di cui peraltro era anche l'unico socio. E poi si servì ancora di quegli alias anche per aprire una casella postale dove farsi spedire armi, come il Carcano, e un revolver Smith & Wesson 10, e dove ricevere corrispondenza che temeva potesse metterlo nei guai, visto che aveva intenzione di abbonarsi ad alcune riviste di propaganda comunista. Il Carcano arriva a Oswald il 20 marzo. Lui lo utilizza per fare pratica al tirassegno e alcuni giorni dopo, forse il 31 marzo, si fa anche scattare una foto da sua moglie Marina nel giardinetto di casa sua. Si è vestito tutto di nero e si mette in posa impugnando il fucile con il revolver infilato nella cintura e due pubblicazioni di propaganda comunista in mano. Una volta arrestato, Oswald dirà che non è lui l'uomo nella foto e che una foto del suo volto è stata appiccicata sopra il corpo di un altro. Alcuni autoproclamatisi esperti confermeranno la falsità della foto, sostenendo che era stata ottenuta con un fotomontaggio allo scopo di incastrare Oswald. Tra gli altri, a sostenere questa idea è anche tale Jack White, un grafico che si guadagna da vivere vendendo libri, videocassette, conferenze e altro materiale in cui analizza queste e altre fotografie legate al caso Kennedy. Egli afferma che le ombre e altri particolari presenti nella foto sarebbero incongruenti. We have already seen that problems exist with the direction of the body's shadows on the ground in the backyard photos. La CBS chiese nel 1967 a Lawrence Schiller, fotoanalista di Los Angeles, di analizzare la foto per capire se davvero quelle ombre erano incongruenti, come sostenuto da chi diceva che si trattava di un fotomontaggio. This photograph of Lee Harvey Oswald, which was found the day he was captured and disclaimed by him,
has been used by numerous critics of the report. They say that the disparity of shadows, a straight nose shadow from the nose, and an angle body shadow proves without a doubt that this head was superimposed on this body. To properly recreate the picture to see if a straight nose shadow does correspond with a body shadow, you would have to go to the same address at the same day of the year and at the same time. We did that. This picture was taken on March 31st, 1967 at 214 Neely Street, and it shows without a doubt that a straight nose shadow corresponds with an angle body shadow. In realtà la foto è assolutamente autentica, è la stessa Marina, la moglie di Oswald, a raccontare che quel giorno lui le consegnò la sua macchina fotografica, un Imperial Reflex Duo, e le chiese di scattarle la foto. Queste conclusioni sono state poi confermate ancora nel 2009 e nel 2010, quando due studi di Hani Farid, del Dipartimento di Computer Science al Dartmouth College ad Hanover, negli Stati Uniti, pubblicati su Perception, hanno confutato la tesi secondo cui le varie ombre presenti fossero in contrasto tra loro. In realtà si sarebbe poi scoperto che le foto che Marina scattò furono almeno tre, in pose diverse, e già questo rende evidente che con i mezzi dell'epoca un fotomontaggio credibile e coerente, soprattutto su ben tre foto diverse, sarebbe stato molto difficile. Nel 1977 poi una seconda commissione di indagine sull'assassino del presidente Kennedy, voluta dal Congresso americano, la House Select Committee on Assassinations, che fu istituita perché si pensava che il lavoro della commissione Warren del 1964 fosse stato condotto troppo in fretta o, peggio, manipolato per nascondere fatti scomodi, poté analizzare con tecniche sofisticate non disponibili prima di allora quelle foto. In particolare si riuscì a determinare che i segni e i graffi microscopici presenti sui negativi delle foto erano stati prodotti da una sola macchina fotografica, la Reflex di Oswald, e da nessun'altra. Inoltre, non fu possibile trovare nessuna traccia di ritocchi o fotomontaggi e anzi, l'esame microscopico della grana delle foto confermò che erano autentiche e non manipolate in nessun modo. Alcuni anni dopo, infatti, fu ritrovata in casa di un amico degli Oswald una delle foto scattate da Marina, sul retro della quale lei stessa aveva scritto in cirillico, poiché era russa e conosceva ancora poco l'inglese, «Cacciatore di fascisti! Ha ha ha!». Nel 2015 alcuni studiosi della Dartmouth University hanno pubblicato un nuovo studio sul Journal of Digital Forensic Security and Law, dove hanno indagato le fotografie sfruttando nuove tecniche forensi di analisi digitale. È stato costruito un modello computazionale tridimensionale della figura di Oswald, che alcuni sospettavano essere in una posa fisicamente implausibile. Si diceva infatti che fosse così sbilanciato che non avrebbe potuto rimanere in piedi. Nel nuovo studio, tuttavia, la posa, l'illuminazione e le ombre sono risultate genuine e non affette da manomissioni. In particolare, utilizzando tecniche di geometria architettonica e modellistica tridimensionale, gli scienziati hanno costruito un modello 3D fisiologicamente plausibile di Oswald e lo hanno posizionato nel cortile di quella foto. Aggiungendo poi la massa appropriata a ciascuna parte del corpo, gli studiosi hanno eseguito un'analisi dell'equilibrio. Sebbene Oswald possa sembrare sbilanciato, in realtà la sua posa è stabile. Questa analisi ha inoltre confermato che illuminazione e ombra sono fisicamente accurate e che la lunghezza del fucile è coerente con la lunghezza del carcano. So first of all, look at the inside the wells of the eyes, you see the same type of darkness. Under the lower lip you see the darkness from the shadow. Of course the nose is almost perfect, it's a very long shadow, which is really surprising by the way. And my favorite part, which is on the neck, you see the shadow cutting in like exactly like you have here. So everything in this photograph is exactly consistent. If this was a fake, it would have been almost unimaginable how they could have done this in 1963, because the lighting and the shadows from the person,
from the beam would have been exactly right, which even today would have been extremely hard to do. Infine è stato anche possibile confermare al di là di ogni dubbio che il fucile nella foto è proprio quello del deposito. Sia la commissione Warren che l'House Select Committee on Assassinations accertarono infatti che l'arma ritratta nelle foto scattate da Marina era proprio il Mannlicher carcano poi ritrovato al sesto piano del deposito di libri. Si legge nel rapporto finale del HSCA un confronto delle lunghezze relative delle parti del supposto fucile dell'omicidio che si trova nei National Archives con le parti corrispondenti di quello che si pensa essere lo stesso fucile mostrato in diverse fotografie scattate nel 1963 indica che le dimensioni dell'arma sono assolutamente consistenti. Un confronto sui marchi identificativi che esistono sul fucile, come mostrato nelle fotografie di oggi con i marchi presenti sul fucile nelle foto del 63, indica sia che il fucile negli archives è la stessa arma che Oswald tiene nella foto del giardino, sia la stessa arma trovata dalla polizia di Dallas che compare in molte fotografie successive all'assassinio. Veniamo ora ai proiettili. Tutte le indagini balistiche condotte dagli esperti conclusero che i bossoli e i frammenti di proiettile rinvenuti nei corpi e nell'auto provenivano solo dal Mannlicher carcano ritrovato al sesto piano del deposito di libri, ad esclusione di ogni altra arma. Ecco che cosa si legge nel rapporto finale. Il proiettile quasi intatto ritrovato sulla barella del governatore Connelly al Parkland Memorial Hospital e i due frammenti di proiettile trovati sul sedile di fronte della limousine presidenziale furono sparati dal fucile Mannlicher carcano calibro 6.5 trovato al sesto piano del deposito di libri a esclusione di qualunque altra arma. Inoltre, per quel che riguarda i tre bossoli trovati vicino alla finestra del sesto piano, si confermava che furono sparati dalla stessa arma che aveva sparato i suddescritti proiettili e frammenti a esclusione di qualunque altra arma. Come fanno a esserne così sicuri? È la balistica che ce lo dice. Ogni cartuccia sorregge il proiettile, contiene la polvere da sparo e l'innesco. Quando il percussore colpisce l'innesco, si crea una scintilla che accende la polvere da sparo e che a sua volta spara il proiettile fuori dalla canna del fucile. Una volta che il proiettile è sparato, la cartuccia vuota viene espulsa dal fucile in modo da caricarne una nuova. Il processo di caricare, sparare ed espellere lascia microscopici segni e bolli che si possono vedere al microscopio. E sono proprio questi segni che permettono di legare i bossoli trovati nei pressi della finestra del sesto piano unicamente al carcano appartenuto a Oswald e trovato anch'esso sullo stesso piano. Giunti alla conclusione di questa prima analisi, abbiamo così potuto accertare che, primo, al sesto piano del deposito di libri c'era un solo fucile, un Mannlicher carcano, e che non è mai esistito nessun Mauser. 2. Che questo Mannlicher era proprio quello che ha sparato i proiettili che hanno colpito il presidente Kennedy e il governatore Connelly. 3. Che questo stesso Mannlicher era proprio lo stesso fucile acquistato da Oswald e non poteva essere nessun altro. E dunque il carcano acquistato da Oswald e in suo possesso è l'arma che è stata usata per uccidere il presidente Kennedy. Su tutto questo non c'è ormai assolutamente nessun dubbio. Come avete visto, verificare tutti i fatti e ricostruirli in maniera affidabile e fondata, risalendo alla documentazione, alle indagini, ai rapporti e alle testimonianze originali, ha richiesto molto tempo e in questi più di 40 minuti siamo riusciti a occuparci solamente del primo dei dubbi a cui accennavamo all'inizio, cioè quello relativo all'immaginaria sostituzione del fucile di Lee Harvey Oswald. Abbiamo determinato che non c'è stata nessuna sostituzione di fucili e che per uccidere il presidente Kennedy è stato usato solo il fucile Mannlicher carcano comprato da Oswald. E tutto questo è documentato con fatti verificabili e a disposizione di qualunque serio ricercatore. Bastava andare un po' a fondo della questione per scoprirlo, ma come ben sappiamo, chi alimenta teorie cospiratorie su qualunque cosa
galleggia sempre in superficie, pesca qualche notizia suggestiva qui e là, ma si guarda bene dall'approfondirle o dal verificare se sono fondate oppure no. Nella descrizione di questo video trovate i link alle ricerche, ai rapporti e alle testimonianze che ho citato, studiando le quali, se lo desiderate, potrete ulteriormente approfondire e verificare ciascuna delle affermazioni contenute nel mio video. E ora che questa falsa informazione è stata smentita al di là di ogni possibile dubbio, credete forse che chi l'ha diffusa si scuserà o ritratterà quanto detto? Io me lo auguro, anche se ne dubito. La storia ci insegna infatti che la mentalità complottista è allergica ai fatti, rifiuta l'ordinario e va in cerca di ciò che sembra straordinario. The conspiracy theory, the conspiracy mentality will not accept ordinary evidence any more than the conspiracy mentality accepts the ordinary explanation of the assassination of Lincoln and the death of Booth. It has to, there's some psychological requirement that forces him to reject the ordinary and find refuge in the extraordinary. Per chi volesse approfondire, di materiale serio e documentato ce n'è parecchio a disposizione. Vi consiglio il sito in italiano johnkennedy.it, curato dal giornalista Federico Ferrero, il più serio e documentato su questo argomento. In inglese, una risorsa preziosa è il sito di John McAdams, professore di scienze politiche. Per quel che riguarda invece i libri, qui sotto troverete i riferimenti per trovare i testi documentatissimi di Vincent Bugliosi, per esempio, o di Gerald Posner. In italiano, a parte quello che posso aver scritto io, sarebbe preziosissima la lettura del libro Ecco chi ha ucciso John Kennedy di Diego Verdegiglio, lo studio più completo e documentato mai pubblicato in Italia. Purtroppo da diversi anni è esaurito e c'è solo da augurarsi che possa un giorno rivedere la luce. La prossima volta continueremo la nostra indagine. Come facciamo infatti a sapere che è stato proprio Oswald a portare il fucile al deposito di libri e a usarlo? E che cosa è successo durante la sua breve fuga, nel corso della quale fu ucciso un poliziotto? E come si è verificata di preciso la sua cattura? C'è chi infatti, ancora una volta, pensa che le cose siano andate diversamente da come accertato dalle indagini e che il poliziotto, per esempio, sia stato ucciso per incastrare Oswald. Ma come sono andate veramente le cose? È quello che cercheremo di scoprire nel prossimo episodio. E ancora una volta lo faremo distinguendo chiaramente i fatti dalle fantasie. Arrivederci.